La 14ª edizione di Tale Quale Show continua a regalare emozioni e sorprese. Venerdì 25 ottobre, il programma condotto da Carlo Conti ha visto andare in onda la 6ª puntata, un evento atteso da molti fan. La serata è stata caratterizzata da esibizioni straordinarie, risate e momenti di grande intrattenimento. I concorrenti si sono cimentati nell'imitazione di artisti famosi, italiani e internazionali, cercando di conquistare il favore della giuria. Tra le esibizioni che hanno colpito di più il pubblico, spicca quella di Massimo Bagnato, che ha interpretato Gianni Morandi, affiancato da Luca Laurenti nei panni di Claudio Baglioni. Laurenti, tornato in Rai dopo un lungo periodo, ha sorpreso tutti con la sua performance, lasciando il pubblico senza parole. La serata ha raggiunto un momento clou quando Pupo ha chiamato in diretta Morandi, il quale ha espresso i suoi complimenti al duo, creando un'atmosfera di grande entusiasmo. Nonostante le performance di altri concorrenti, la vera protagonista della serata è stata Carmen Di Pietro. La showgirl ha tentato un'imitazione di Katia Ricciarelli che è stata tanto esilarante quanto disastrosa. Davanti a un Malgioglio inorridito, Carmen ha dovuto persino ricominciare la sua esibizione dopo aver dimenticato il testo, suscitando le risate generali. La situazione si è ulteriormente sbloccata quando la stessa Ricciarelli ha chiamato in diretta, rassicurando Carmen e apprezzando il suo impegno. Un gesto che ha aggiunto un tocco di umanità alla competizione. Alla fine della serata, la vittoria è andata a Kelly Joyce, che ha brillato con la sua imitazione di Grace Jones, totalizzando ben 77 punti. La sua performance ha dimostrato non solo talento, ma anche una grande capacità di coinvolgere il pubblico. Con ogni puntata, Tale e Quale Show continua a dimostrarsi un format vincente, capace di intrattenere e sorprendere.